Amici, come va? Benvenuti a tutti a questo nuovo video del canale, ragazzuoli. Io sono Luca e mi fa piacere tantissimo essere tornato, ragazzi, dopo un periodo in attività causa lavoro, però ci risiamo. Facciamo questo allestimento di questo cubetto, di questo Accupette Cubic 50-50-50 che ho comprato usato. Però ragazzi, contento di tornare e iniziamo. Bene, eccoci qui. Allora, come vedete, l'acquario ce l'abbiamo già messo su. Questo è un acquario usato che abbiamo comprato. Mi è uscito bene di prezzo, calcolando che il ragazzo mi ha regalato anche pompa di ritorno, sistema di rabocco al laser e anche una Cetus 2. Ragazzi, ho pagato tutto con mobile, tracimatore, Samp in Forex e, come vi dicevo, anche la pompa e il sistema di rabocco. Ho pagato tutto 250 euro, anche con la Cetus 2. E quindi, ragazzi, un ottimo prezzo. Questo ragazzo si stava togliendo l'acquario perché appunto i costi sono elevati. Adesso parleremo anche di questo, dei costi un attimo che ho avuto io e i costi in generale dell'acquariofilia marina, perché sembra che stia sempre aumentando di più e i prodotti non siano di una qualità eccelsa. Però, come vedete, abbiamo la Samp già quasi configurata. E prima però di passare alla Samp, appunto, parliamo un attimo dell'acquario che ho comprato usato. Soprattutto quando comprate acquari usati, dovete fare attenzione un attimo alle siliconature dell'acquario, che il vetro, ovviamente, che i vetri non presentino colpi, soprattutto negli angoli, e che in generale la struttura sia bene. Adesso, dopo, casomai in sovraimpressione, vi faccio vedere come stava la Samp quando l'abbiamo presa e l'abbiamo pulita ed è venuta davvero bene. Poi parleremo anche di sto skimmer, che sicuramente qualcuno di voi già lo starà vedendo e penserà che sia strano. Però quello che vi consiglio, quando appunto andate a vedere cosa usate, è controllare un poco tutto e ovviamente tutti i problemi che può avere o che ha potuto avere sia la struttura che la Samp che l'acquario. Devo essere onesto, l'acquario sta in perfette condizioni, forse c'aveva solo qualche macchia di calcare che abbiamo eliminato, dopo vi faccio vedere. E la Samp sì, stava un po' sporca, però appunto si tratta solo di pulizia generale. Abbiamo cambiato i tubi sia di carico che di scarico della vasca. Abbiamo messo dei tubi nuovi, abbiamo preferito così invece di pulirli, perché portava già due tubi, però abbiamo preferito comprarli nuovi. E quello che dovete fare attenzione, soprattutto quando comprate questo tipo di acquari, in generale, che sia nuovo o usato, sono sempre queste imperfezioni, tipo le cerniere, che, come vedete, questo ragazzo le ha cambiate prima di dare l'acquario a me, perché erano ossidate quelle che aveva in precedenza. Non so se notate, qui c'è ancora dell'ossido, che appunto delle cerniere vecchie, che devo togliere bene. Queste in teoria sono cerniere in acciaio inox, però vediamo se mantengono. Oltretutto, questo ragazzo ha avuto problemi di umidità e acqua che hanno fatto espandere alcune parti del mobile, tipo qua sotto, come vedete. Questo qui è un tappetino che ho messo io sotto la Samp, ok? Un tappetino di gomma piuma, sì, sotto la Samp. E poi appunto tutto il mobile qui sotto, come vedete, è abbastanza aperto, e anche qui, come vedete, ha avuto problemi con l'acqua. Detto questo, ragazzuoli, questo è un acquario, è un kit completo che viene venduto, se non mi sbaglio, sulle 600 euro. Sto parlando di vasca, mobile e Samp solamente, che ho visto online che costa sulle 600 euro. Ho visto la vasca, questa qui, che sola, senza fori, costa un 150 euro. Quindi, se la vasca costa 150 euro, il mobile 4,50 con la Samp, che non è questa, viene con una Samp in cristallo, in vetro, la classica Samp in vetro, dipende un po' dai kit che fanno, perché ho visto diversi kit che vendono, però appunto lo vendono come kit marino. E
venderlo come kit marino e non avere le cerniere adatte, o che appunto cade un poco d'acqua e hai questi problemi qui di espansione del mobile, o che non venga neanche una luce inserita all'interno della Samp, perché questa è una luce, quella che vedete qui è una luce che abbiamo inserito noi con questa presa, ok, che posso spegnere sia manualmente, accendere manualmente da qui, che posso appunto andare a comandare tramite lo smartphone. E quindi questi piccoli accorgimenti, secondo me un'azienda che vende un kit per marino li dovrebbe avere, quindi appunto perlomeno le cerniere decenti e non cambiarle noi per mettere appunto delle cerniere, diciamo, adatte. Speriamo che queste qui siano adatte. Come vedete, abbiamo quello che vi consiglio quando state allestendo la vasca: prima di inserire acqua, rocce, sabbia e tutto il resto, è progettare quello che sarà la Samp e quello che sarà appunto un po' tutto il complesso del vostro acquario marino. Soprattutto partite dalla Samp e da tutti i controllori che dovete posizionare, come abbiamo fatto in questo caso. Oltretutto mi sono piazzato una prolunga in Samp, in modo che appunto possiamo avere tutte le prese lì ordinate. E ovviamente questa è una scarpetta classica normale, potete prendere qualsiasi scarpetta o prolunga che diciamo può anche essere comandata singolarmente, nel senso di avere il pulsante per ogni presa, ok, in modo che se dovete staccare qualcosa potete premere il pulsante. Però io in questo caso ho facilità, perché posso staccare direttamente la spina con facilità. Oltretutto mi sono piazzato bene i connettori, per esempio questo è il connettore della pompa per staccarlo velocemente, come anche il connettore che è qui dietro dello skimmer, ok, per essere appunto veloci nello staccare eventuale tecnica per manutenzione, quindi pulizia, e per avere anche un po' tutto sistemato. E abbiamo piazzato Link Beard lì, la dosometrica qui, e come dicevo, pensate bene a quello che dovete inserire in Samp, la tecnica, e anche quello che vi servirà in un futuro. Sicuramente per esempio noi la dosometrica non la useremo in un primo periodo, credo almeno per 4-5 mesi non la utilizzeremo, però già abbiamo trovato la posizione, già l'abbiamo piazzata lì, in modo che appunto siamo sicuri che quella è la sua posizione, già sappiamo appunto dove andranno più o meno tutti gli altri componenti. Quindi quello che vi consiglio è progettare bene quello che avete, e scusami, pensare bene in quello che avete, pensare bene in quello che sarà anche un futuro, la tecnica che andrete ad aggiungere, e appunto selezionare appunto degli spazi per la Samp. Per esempio qui ancora ci manca il controllore della pompa di movimento, che molto probabilmente andrà qui o andrà qui, quindi già più o meno ho selezionato le due posizioni dove può andare. Oltretutto questa non è un mobile grande, ok, quindi dobbiamo essere dobbiamo anche arrangiarci un po' e trovare gli spazi dove ci sono. Avevo pensato di inserire una mensola, però l'abbiamo voluto lasciare così, in modo che appunto sia quanto più libero possibile per andare a fare manutenzione. E abbiamo, come vedete, la Samp è questa qui, ok, non c'è un sistema, o meglio non c'è una vaschetta dedicata alla riposizione dell'acqua, quindi la vasca di riposizione dell'acqua ce l'ho esterna, messa sotto la scrivania dove lavoro, in modo che appunto posso diciamo avere la vaschetta lì sotto e l'acqua di rabocco entra da qui. Il sensore è da quest'altra parte, ok, questo è il controllore del sistema di rabocco a laser, ok. Questo anche me l'ha dato un ragazzo appunto che ha venduto la vasca, e appunto come dicevo io credo che per 250 euro ho fatto, diciamo, è stato un buon prezzo. Oltretutto questo skimmer ci è costato 30 euro, quindi per dirvi un po' che i prezzi li sto cercando di contenere il più possibile. E vi voglio far vedere bene la Samp dentro, che abbiamo pulito, ok. Adesso in sovraimpressione vi passo qualche immagine di come l'abbiamo pulita con acqua e aceto. Abbiamo usato più o meno 3-4 litri di aceto, forse un po' di più, 5 litri anche di aceto, per appunto andare a scrostare e a togliere tutte quelle parti calcaree all'interno della Samp e anche all'interno della vasca. Abbiamo grattato bene, come vedete anche in queste immagini che adesso vi passo in sovraimpressione.
Abbiamo pulito bene la Samp, l'abbiamo risciacquata ovviamente con acqua d'osmosi e poi appunto l'abbiamo piazzata in Samp, come abbiamo visto anche col tappetino, per mantenere il tutto stabile, anche per limitare un po' i rumori che ci saranno della Samp. E per quanto riguarda invece la vasca principale, come vi ho detto, aveva delle macchie di calcare in alto, ok, però le abbiamo pulite tranquillamente con dei pezzi di tessuto impregnati con aceto solamente, per essere più efficaci, lasciandoli lì per 24 ore, e abbiamo appunto pulito tutte queste linee di quelle linee che ci possono essere di calcare della colonna che vengono effettuate appunto dalla colonna d'acqua quando appunto abbiamo il livello già stabilito in vasca. E detto questo, ragazzuoli, penso che per adesso vada bene. Come vedete qui ci manca ancora da connettere questa pompa, ok, voglio mettere un connettore su questa pompa, più o meno a quest'altezza qui, quei classici, diciamo, connettori ad aggancio rapido, tipo come quelli che vediamo nei filtri esterni, per avere la facilità di staccare la pompa in modo, diciamo, tranquillo, perché questa pompa, diciamo, una volta che viene inserito il tubo, non è facile da tirare fuori, avendo appunto questa forma così e facendo scendere il tubo fino in fondo. Quindi, come dicevo, cercherò dei connettori. Oltretutto, manca un riscaldatore, ok, che molto probabilmente posizioneremo qui. Qui andranno materiali filtranti biologici, qui il calzino, e questa ovviamente è la caduta libera che arriva quasi in fondo alla Samp, per evitare appunto rumori, e appunto l'acqua dovrà risalire da qui, passerà da qui, scende sotto, arriva nei materiali filtranti biologici, passa di nuovo nei materiali filtranti biologici e esce da questo spazio qui. Detto questo, ragazzuoli, questa, come dicevo, una Samp in Forex. Onestamente, con 30.000 lire il mio falegname la faceva meglio, però questo lo sapete che è plastica, praticamente è PVC. Noi abbiamo comprato anche già PVC di questa dimensione e l'abbiamo pagato pochissimo per fare un ATS. Capisco che ci sia della manodopera con questi oggetti, ma il ragazzo mi ha detto quanto l'ha pagata e secondo me è un po' caro come prezzo per una Samp di queste dimensioni e per essere appunto di plastica. Come vi dico, come vi dicevo, so che c'è manodopera, però non può essere tanto caro, come non può essere tanto caro un acquario, scusatemi, un acquario, diciamo, per marino, ok, kit marino, e me lo fai pagare 600-700 euro, e poi appunto pure le cose più basilari non me le aggiusti, oppure non me le fai trovare in un corretto, non stato, ma in una corretta, diciamo, maniera per essere utilizzato con queste con l'acqua marina, quindi appunto essere sicuri che queste non si arrugginiscono o che perlomeno il mobile non si espanda. E detto questo, ragazzi, penso che sia tutto per questo video. Stiamo appunto iniziando a mettere su. Molto probabilmente il prossimo video vedremo un attimo l'impianto d'osmosi che ho montato e anche diciamo un primo allestimento generale della vasca. E nada más, gente, come dico sempre, spero che questo video vi sia stato utile e ci vediamo al prossimo video.